Amici di Bob Gear, eccoci qui con la nuova Honda Civic Type R. È un modello completamente nuovo, anche se assomiglia abbastanza a quello precedente. È una scocca totalmente nuova che pesa 16 kg in meno rispetto a prima, ma la rigidità torsionale è aumentata del 37%. Con questa macchina i tecnici della Honda hanno puntato parecchio sulle qualità dinamiche, appunto scocca più rigida ma anche sospensioni completamente modificate. Abbiamo un avantreno nuovo che con la parte superiore delle sospensioni che resta fissa, il montante resta fisso e ruota durante le sterzate solo la parte inferiore, come se fosse di fatto divisa in due in modo tale da neutralizzare gli effetti della coppia in curva. È una trazione anteriore, quindi il problema di queste macchine in genere è che con così tanti cavalli, 320 cavalli e 400 Nm di coppia, sotto sterzo in accelerazione si hanno spesso delle reazioni sullo sterzo, appunto. Con questo sistema sono state praticamente annullate. Anche le sospensioni posteriori sono completamente nuove, sono multilink, quindi oltre a questo abbiamo un impianto frenante della Brembo maggiorato con dischi anteriori da 350 mm e pinze a 4 pistoncini, quindi il top che si può avere per quanto riguarda prestazioni e divertimento. Due dati solo per fare capire di cosa stiamo parlando, appunto 320 cavalli come dicevamo per una velocità massima di 272 km all'ora e 5,7 secondi sullo 0-100, sono dati eccezionali per una macchina di questa classe, una macchina che ha da dire la sua, nonostante la trazione anteriore riesce veramente a competere con le migliori rivali di questa categoria sempre più agguerrita anche a quattro ruote motrici. Ma è inutile che continuiamo a parlare delle qualità di questa macchina in teoria. Mettiamoci alla guida e vediamo come va davvero questa macchina. L'abbiamo vista, ne abbiamo analizzato tutte le sue caratteristiche, i suoi dati tecnici, le sue peculiarità, ma la cosa più bella di questa macchina è guidarla, perché un conto è vederla, descriverne le sue caratteristiche, tutt'altra cosa è guidarla. Partiamo dal motore, che è rimasto sostanzialmente sulla carta, cambia poco da quello della versione precedente, sempre 4 cilindri, 2000 turbo, ma con 320 cavalli anziché 310. Non è tanto quello la differenza, perché 10 cavalli su 300 giù di lì non sono tantissimi. Quello che cambia è l'erogazione. Prima era un motore molto lineare, adesso è diventato davvero cattivo. Ha tantissima coppia in basso, a 2500 giri inizia già a spingere, ma spinge molto più forte di prima, con una progressione che sui 4000 giri diventa veramente cattiva e in un attimo sfiora i 7000. Certo, non sono gli 8.000, 8.500, anche 8.800 giri del vecchio aspirato dell'S2000. Qui si sta intorno ai 7.000 o poco meno, però quello che cambia è la grinta. I medi ha tantissima spinta, il turbo dà davvero un effetto che mancava un po' sugli aspirati, soprattutto nelle riprese, nei sorpassi. Adesso non serve più scalare come prima per tenere il motore in quella soglia di intervento dove cambiava la fasatura, ora basta affondare il gas e c'è una spinta incredibile. Parlavo del cambio, Honda è rimasta fedele al cambio manuale, mentre tutti gli altri ormai hanno sposato il doppia frizione, cambi automatici, elettroattuati di vario tipo. Qui abbiamo un manuale, rispetto al modello precedente ancora più preciso, è stata ridotta la corsa della leva, è davvero un piacere da usare. Poi c'è questa funzione di doppietta in scalata, vedremo più avanti che quando noi scaliamo il motore fa automaticamente la doppietta e dà un'accelerata maggiore man mano che si scala con più decisione, che si fa una scalata al limite, quindi più c'è differenza di regime di rotazione tra una marcia e l'altra, più lui la adegua automaticamente dando un colpo di gas. Un'altra differenza rispetto al modello precedente è questo cursore che consente di selezionare i vari programmi di guida, e si è aggiunta la posizione comfort, perché quella prima, il modello precedente, era una gran macchina da usare in pista, non raggiungeva i livelli di questa nuova, ma era comunque molto efficace.
però su strada era abbastanza sacrificata da una taratura delle sospensioni molto rigida che non andava benissimo sui fondi sconnessi. Finché la strada era liscia, come può essere una pista macchina eccezionale, sulle sconnessioni diventava un po' troppo impegnativa. Ecco, ora con questa funzione comfort, che agisce appunto sulle sospensioni ma anche sulla risposta dello sterzo, sulla taratura del servosterzo, sulla risposta del motore, con questa modalità sulle strade che non sono perfettamente lisce come la pista, la macchina è molto più efficace e copia molto meglio la strada. Sterzo, come dicevamo, servoassistenza elettrica con diverse soglie di diverse tarature appunto in funzione del programma di guida che abbiamo selezionato. E un altro accorgimento che in Honda hanno tenuto presente è il problema che di trasmettere a terra questi 320 cavalli e soprattutto 400 Nm di coppia con una trazione anteriore. Fino a qualche anno fa una macchina di questo tipo con queste caratteristiche a trazione anteriore era considerata un handicap. Oggi, come hanno lavorato sulle sospensioni, sul differenziale, perché ha un differenziale autobloccante meccanico, la macchina ha davvero tantissima trazione. Certo, c'è anche da dire che anche pneumatici non scherzano, sono ruote da 20 pollici e quindi anche a livello di trazione la macchina ha fatto un sensibile passo in avanti, ha molto meno sottosterzo di prima nella guida al limite. Veramente adesso è difficile trovarle un difetto. In conclusione, una macchina che ha soddisfatto davvero al 100%, anche se consideriamo che è una macchina con delle caratteristiche davvero estreme, ma anche fruibile, con tutte le dotazioni che si richiedono oggi, a partire da dotazione di sicurezza, la visualizzazione dei veicoli provenienti dall'angolo cieco degli specchietti retrovisori, piuttosto che l'avviso di un veicolo che sta rallentando da noi, la frenata di emergenza automatica, tutto quello che serve. Il navigatore, una dotazione full optional a un prezzo di 38.700 euro, un prezzo molto competitivo, perché se andate a guardare tra le concorrenti fate fatica a trovare una macchina con queste caratteristiche, che si guida così, con queste prestazioni, a questo prezzo. Quindi davvero un'ottima macchina che l'appassionato di guida, il cultore di guida sportiva e di alte prestazioni non può assolutamente trascurare. Non ha deluso le aspettative. Immaginavamo, vedendo le sue caratteristiche, i dati tecnici, ci immaginavamo che andasse bene, ma veramente ha superato qualsiasi aspettativa, anche la migliore. È una macchina davvero divertentissima da guidare, efficacissima. L'estetica può piacere o meno, effettivamente è molto vistosa, è forse una delle caratteristiche che fanno discutere di più, però vi assicuro che dopo averla guidata non avrete più dubbi. Stiamo parlando della migliore macchina di questo segmento, con prestazioni davvero eccezionali, ma non tanto in linea retta quanto in curva, tantissima trazione, poco sottosterzo, un cambio manuale precisissimo, insomma non si può davvero chiedere di più. E se l'estetica non vi piace, considerate che comunque tutte queste appendici hanno una funzione ben precisa ed è l'unica macchina di questo segmento ad avere comunque il fondo carenato e appendici aerodinamiche che garantiscono una deportanza alle alte velocità che nessuna macchina di questa categoria ha, quindi tanta tenuta di strada, tanta sicurezza e tanto divertimento.